Il Pegaso dei premi internazionali Flaiano potrebbe arrivare a Montesilvano. Il volo, si fa per dire, è iniziato con la querela tra il presidente dei premi Tibuni, che ha trovato un cantiere al Teatro d'Annunzio a pochi giorni dalla consegna del prestigioso riconoscimento e ha annunciato, appunto, di dover volare altrove, e Masci, che ha rimesso gran parte della struttura a posto e ha rimarcato il legame del premio con la città. Braccia spalancate, il Pegaso può arrivare qui a Montesilvano? Beh, Montesilvano sicuramente si può candidare a ospitare manifestazioni così importanti come il Premio Flaiano, ma nell'ottica di una collaborazione anche con, diciamo, nell'area di Pescara Montesilvano, anche perché ricordiamoci che tra pochi anni sarà la nuova Pescara, quindi Montesilvano ha questa struttura che è una struttura all'avanguardia, che tra l'altro proprio in questi giorni è oggetto di riqualificazioni importanti grazie a un finanziamento ottenuto dalla Regione Abruzzo, che renderà ancora più performante la struttura stessa, una sala con 2.500 posti a sedere, un discorso riqualificato dal punto di vista dell'acustica, che era uno dei problemi che aveva in passato. Quindi, diciamo, noi non vogliamo essere l'alternativa, vogliamo essere sicuramente complementari e poter lanciare un messaggio che anche Montesilvano fa parte della Nuova Pescara, anche Montesilvano potrebbe ospitare un premio prestigioso che dà lustro a tutta la regione. Diciamo anche che il Paladin Martin si colloca vicino alla zona dei grandi alberghi, cosa non da poco. Beh, questo ne fanno un must. Chi organizza eventi qua apprezza la location, la posizione, perché il congressista che partecipa all'evento raggiunge a piedi la sede alberghiera, quindi questo è un grosso punto di forza che ci invidiano un po' in tutta Italia, a poter avere questa grossa recettività alberghiera, che sono circa 3.500 posti letti raggiungibili a piedi, ne fanno veramente un unicum nel panorama degli eventi in Abruzzo, ma penso anche in Italia, e credo che esso, il Paladin Martin, debba diventare a livello regionale anche un punto di riferimento per poter essere attrattore di eventi importanti di carattere nazionale ma anche internazionale. Dove volerà il Pegaso dei premi Flaiano? Intanto domani ci sarà la serata conclusiva al Teatro d'Annunzio con ospiti del calibro di Fiorello, Luisa Ranieri, Alessandro Preziosi, Helen Mirren e Lilli Gruber, solo per citarne alcuni. Sarà possibile seguire la diretta su Rete 8, canale 10 del Digitale Terrestre, in streaming su rete8.it a partire dalle ore 19.30.